Vaiolo delle scimmie, primo caso in Piemonte. Gli infettivologi rassicurano, attenzione sì, ma nessun allarmismo. Spaccio e degrado nell'area di Via Cigni a Torino, polizia costretta a intervenire intensificando i controlli e misure di contrasto. Abbiamo raccolto alcune testimonianze sul posto. L'ex sede della Procura di Torino avrà una nuova destinazione d'uso e diventerà un hotel. I lavori dovrebbero iniziare a fine estate. Economia in Piemonte, primi timidi segnali di ripresa dalla manifattura alle previsioni occupazioni e alle esportazioni. Ne parliamo con il presidente di Unicamere Piemonte, Gianpaolo Coscia, nostro ospite. Bentornati, un consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. Primo caso di vaiolo delle scimmie accertato in Piemonte. Lo ha contratto un uomo di 46 anni nel corso di un viaggio in Portogallo. Attenzione sì, ma al momento nessun allarmismo, ci ha spiegato il dottor Filippo Lipani, infettivologo presso l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, specializzato in malattie infettive. Sentiamo. Dottor Lipani, è stato isolato il primo caso di vaiolo delle scimmie anche in Piemonte. Com'è la situazione? Emergenza? Paura? Si può capire la paura, emergenza francamente no, è un primo caso, è una malattia non molto contagiosa, non è paragonabile ad altre malattie contagiose per aerosol, qui ci va un contatto intimo, contatto con la cute, con le lesioni, per cui è molto difficile la trasmissione pericolosa che è quella per droplets, goccioline di saliva, da studi vecchi sul monkeypox dice di stare entro i 2 metri e per più di 3 ore, quindi è una cosa sicuramente meno contagiosa e ci fa meno paura di altre malattie, perché è una malattia che comunque conosciamo. E anche perché ci va un contatto comunque profondo, un contatto sessuale. Non solo sessuale, il contatto sessuale è perché in questo momento il focolaio è partito probabilmente in gruppi che praticano sesso a rischio, ma è una combinazione, non è una malattia che riguarda un gruppo sessuale, è stata una cosa casuale, occasionale. E difatti questa è una zoonosi, cioè una malattia degli animali, e i casi di epidemia che sono stati in Africa era per il contatto delle popolazioni con animali, soprattutto roditori, contrariamente a quello che si pensa, e sono i roditori proprio i portatori della infezione. E anche le scimmie che vivono nello stesso habitat e poi sono cacciatori e persone che hanno contatti con scoiattoli, con ratti e con le scimmie stesse. Adesso è partito comunque il tracciamento per quanto riguarda questo paziente? È un caso singolo, quindi tenga conto che appunto la malattia, a differenza di altri respiratori, quindi con lesioni sulla cute, è vero che si è contagiosi da un paio di giorni, già quando compare la febbre, da quando compare la febbre a compare il sintomo passano mediamente 48 ore, però insomma non è facile, va proprio un contatto intimo rispetto ad altre infezioni. Quali sono i sintomi? I sintomi sono la febbre innanzitutto, che è la prima cosa che viene, esante, ma linfonodi ingranditi, cefalea e dolori muscolari abbastanza importanti. Alla sua domanda, avete paura? Francamente al momento no, nel senso che è una malattia che conosciamo, sappiamo come si contagia, abbiamo una terapia, sappiamo che c'è un vaccino e anche una profilassi post esposizione, perché il nuovo vaccino del vaiolo, che non abbiamo ancora avuto occasione di usare, del nuovo vaccino che è stato messo a punto nel 2018, è un virus del vaiolo che non replica, quindi molto più maneggevole, molto più sicuro, che si può fare post esposizione, cioè entro 4 giorni dal contatto si può anche praticare una profilassi post esposizione, che ovviamente riguarda forse più noi sanitari. Negra, vi ammazzo. Così il 37enne denunciato a Torino per istigazione delinquere per motivi di discriminazione razziale, minacce e danneggiamenti aveva urlato il 4 giugno scorso in mezzo alla strada tutto il suo odio contro una donna nigeriana e suo figlio. Motivo del litigio alla richiesta di allontanarsi con il cane, un molosso di grossa taglia, perché il bambino si era spaventato. Per risposta erano partiti gli insulti. Poi il giorno dopo il 37enne era andato sotto casa della donna nel quartiere Mirafiori e aveva scritto "No negri" e disegnato una svastica e una croce celtica. L'uomo è considerato dagli inquirenti un soggetto con marcata indole violenta. Appartenente al gruppo oltranzista della curva maratona del Torino, gli Ultras Granata, ha alle spalle 2 provvedimenti DASPO, di cui uno scaduto da poco. Ma soprattutto tra i suoi precedenti ce n'è uno relativo al 2010, quando aveva sparato a uno straniero di origini africane ferendolo. Nei giorni in cui aveva discusso con la donna nigeriana, l'uomo l'avrebbe cercata armato di un bastone, ma non era riuscito a incontrarla.
C'è paura, tensione e degrado in via Cigna a Torino, nella zona dove sorge la Gondrand, ex società di trasporti. La questura di Torino è infatti intervenuta con un massiccio controllo per cercare di contrastare questi fenomeni e garantire la sicurezza. Sentiamo la voce di chi abita nella zona. In un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Leni 82 nel quartiere Aurora, alla periferia di Torino, ieri pomeriggio è stato ritrovato un cadavere ormai mummificato di un uomo probabilmente morto per cause naturali, anche se la polizia, che indaga sul caso, non esclude le altre ipotesi. Ma il medico legale al momento non ha riscontrato anomalie sul corpo e, secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe deceduto alcuni mesi fa. A dare l'allarme è stato l'amministratore del condominio, avvisato da alcuni vicini preoccupati per il forte odore proveniente dall'appartamento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano e la polizia scientifica. A maggio, sempre nel quartiere Aurora, ma in via Piossasco 15, era stato ritrovato un altro cadavere in avanzato stato di decomposizione. Ora ci spostiamo a Novara per alcuni fatti di cronaca che hanno visto impegnate le forze dell'ordine in un intenso servizio di pattugliamento delle strade cittadine. Vediamo. Diversi reati segnalati a Novara a seguito di un'attività di controllo da parte della Polizia di Stato orientata alla prevenzione e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nella notte del 13 giugno sono stati fermati e denunciati tre soggetti che portavano una bicicletta con ancora la catena legata al telaio, subito dopo sottoposta a sequestro, insieme a un paio di forbici e un coltello serramanico rinvenuti durante la perquisizione personale. I tre, già noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti, rimangono indagati per ricettazione. Nel frattempo, sorpreso in flagranza di reato, un imprenditore novarese con più società, classe 62, che deteneva illegalmente e pronto all'uso un lampeggiante a luce blu simile a quelli utilizzati dalle forze di polizia. Gli operatori della Digos della Questura, dopo la necessaria attività di pedinamento e monitoraggio, hanno sorpreso l'uomo sul fatto, denunciandolo per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti. A finire in manette in questi giorni anche un uomo di 55 anni, residente a Pombia, con l'accusa di aver commesso un furto di varia merce, dagli alimentari ai robot lavapavimenti, ai danni di una catena della grande distribuzione di Biandrate.
Gli agenti della squadra mobile, dopo aver individuato un soggetto sospetto tra i profili dei dipendenti, nello specifico tra gli autisti addetti al trasporto della merce dal deposito generale alle varie filiali, lo hanno bloccato nel corso di un appostamento. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire numerosi altri prodotti, presumibilmente sottratti alla medesima catena, il cui valore totale ammontava circa 4.000 euro. Il servizio di vigilanza, portato avanti dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia locale, è stato implementato soprattutto nel centro città, dove sempre nei giorni scorsi sono state controllate in tutto 77 persone, 18 con precedenti penali o pregiudizi di polizia, oltre infine ad una verifica degli avventori all'interno di alcuni bar. Andiamo adesso a vedere la situazione Covid nella nostra regione. I nuovi casi positivi sono 1.581 e due nuove vittime nelle ultime ore. Un ricovero in meno in terapia intensiva, dove sono 9 ricoverati in totale. Sono 5 in meno invece ricoveri negli altri reparti ordinari, per un totale di 214. Sta per tornare a nuova vita l'ex sede della Procura di Torino. L'edificio che si affaccia su via Milano è inutilizzato dal 2001. I lavori dovrebbero iniziare dopo l'estate per finire a inizio 2024. Pratiche del decreto flussi 2021 bloccate. Allarme di Confagricoltura Cuneo per la stagione della raccolta della frutta, che conta principalmente sulla manodopera di stranieri stagionali fidelizzati e formati negli anni. L'appello alla politica per la revisione della normativa. Sono ormai entrate nel vivo le campagne di raccolta della frutta ed ortaggi in provincia di Cuneo. Come ogni anno, si ripresenta l'annoso problema legato alla manodopera, per lo più straniera. Se in passato, in concomitanza con la stagione di raccolta, occorreva organizzarla e gestirla tanto da costituire un tavolo dedicato, oggi è la burocrazia a mettere a rischio i raccolti. Sono infatti ancora bloccate le pratiche relative al decreto flussi 2021, che consente l'ingresso in Europa e Italia di manodopera straniera fidelizzata e formata.
Adesso andiamo a Sordevolo, nel Biellese. Vi presentiamo il doppio appuntamento che la trasmissione Non vedo l'ora dedicherà al paese della passione di Sordevolo, la pluricentenaria tradizione teatrale e corale della Passione di Cristo che tornerà in scena dal 18 giugno al 25 settembre, con 34 repliche ogni fine settimana. Stasera e domani alle 20, due puntate distinte, sempre alle ore 20 e sempre in replica il giorno successivo alle 18. Siamo a Sordevolo. Contestualizziamo geograficamente. Dove ci troviamo? Sordevolo, Valle Elvo, provincia di Biella. Siamo a 6 km da Biella, che è il capoluogo di provincia. Siamo nella cornice della Valle Elvo, che è una valle bellissima, ovviamente dove passa il torrente Elvo. È una valle dove siamo in 15 comuni a far parte di questa valle. E Sordevolo è uno dei comuni, diciamo, lasciatemelo dire, un po' di campanilismo, uno dei più belli. Di qua la vista è stupenda, nel senso che spaziamo dall'aeroporto della Malpensa alla serra, alle montagne del Torinese, al Monviso, e alle spalle ci sono le nostre fantastiche montagne con il Mucrone e tutta la catena delle Alpi Biellesi che sono confinanti con la Valle d'Aosta, la Valle dell'Is di Gressoney. Alle nostre spalle l'anfiteatro di Sordevolo, ma soprattutto la grande passione di Sordevolo. Il teatro popolare torna in scena. La Passione di Sordevolo è una rappresentazione teatrale fatta da attori non professionisti. Tutto il paese si mette in scena, quindi ci sono un paese, pensate, di 1300 anime, più della metà lavorano la passione, lavorano dietro le quinte, come i costumisti, addetti ai cavalli, addetti alle recite, ai microfoni, alle luci, audio, e proprio tutto il paese si mette in scena. Ogni 5 anni. E questo paese qua inizia con il volontariato a allestire la scenografia e poi per arrivare al 18 giugno di quest'anno, quando inizierà l'edizione 2022, che purtroppo è stata rimandata nel 2020 a causa delle cause che ben sapete, ma adesso siamo pronti e pronti a partire e vi aspettiamo tutti. Ora lo sport, è bastata una foto a suscitare un polverone. Ha fatto il giro del web lo scatto rubato che immortala il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri con il direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Ma come si suol dire, tanto rumore per nulla. Capiamo il perché nel servizio. Una foto sfocata, scattata da un privato, ha fatto immediatamente il giro del web con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, immortalato all'uscita di un albergo di lusso a Monte Carlo, vicino a Luis Campos, da pochi giorni direttore sportivo del club francese del Paris Saint-Germain. Una foto che ha acceso le fantasie di molti tifosi e dato adito a illazioni. Un fuoco di paglia, in realtà, secondo quanto si è appreso, si sarebbe trattato di un incontro casuale. Allegri frequenta spesso Monte Carlo e conosce da tempo Luis Campos. Nella città monegasca c'è stata solo l'occasione per 4 chiacchiere a ruota libera. Si sa che la squadra campione di Francia, ma sempre bocciata in Champions League, dovrebbe presto separarsi da Pochettino e sarebbe vicinissima all'accordo con il tecnico del Nizza, Christophe Galtier. Quindi Allegri proseguirà la sua strada con i club bianconero, al quale lo lega un contratto lungo ancora 3 anni. La prima stagione dopo il ritorno a Torino del tecnico toscano non è stata in realtà molto soddisfacente, nessun trofeo vinto e quarto posto in campionato, ma il patto con il presidente Andrea Agnelli sembra destinato a durare. Mercato, la Juventus non riesce a sciogliere il nodo di Di Maria e aspetta Paul Pogba. La famiglia dell'argentino preferirebbe tornare in Spagna, a Barcellona, per questo il club bianconero valuta possibili alternative. Piano B, Berardi su tutti. Lo stesso vale per l'attacco dove serve un vice di Vlahovic. Il nome di Marco Arnautovic è sempre preferito, sebbene per il Bologna l'attaccante sia incedibile. La chiave per arrivare all'austriaco potrebbe essere Gianluca Frabotta. Sempre la Juve cerca di porre le basi per un futuro senza zero titoli. Per questo monitora la situazione di Fabian Ruiz, destinato con Koulibaly a lasciare Napoli. Su Fabian però ci sono anche gli occhi di un paio di club spagnoli. Dopo il brillante decimo posto di questo campionato, il Torino sta perdendo i pezzi migliori della squadra. Da Belotti a Bremer, da Pobega a Brecalo, Juric ha chiesto 10 giocatori nuovi, ma devono anche essere giocatori di qualità. Sul fronte attaccanti, la società granata insegue il brasiliano João Pedro, che ha giocato anche con la nazionale italiana in virtù della moglie sarda. Il Cagliari, retrocesso in Serie B per João Pedro, ha chiesto a Cairo 10 milioni. Il presidente granata vorrebbe sia il calciatore sia un congruo sconto. Natalino
Torino. Fossati, leggenda granata, consiglia fortemente l'acquisto di João Pedro con o senza sconto. Si conclude questa parte del TG, ora il meteo, dopo il nostro ospite Giampaolo Coscia, presidente di Union Camere Piemonte, per parlare dell'andamento produttivo occupazionale nella nostra regione. A seguire torna una nuova puntata della rubrica Passione Verde di Roberto Monteriso. Restate con noi. Ancora insieme per la parte di approfondimento del nostro telegiornale e oggi parliamo di economia con chi da un punto di vista sicuramente molto ampio su tutto il sistema economico piemontese. Con noi c'è Giampaolo Coscia, presidente di Union Camere Piemonte, benvenuto, grazie di essere ai nostri studi. Grazie. Allora, Presidente, qui è stata presentata l'andamento della congiuntura economica in Piemonte. Nel primo trimestre, dice il titolo di questa analisi, rallenta la crescita della produzione manifatturiera regionale, ma comunque le imprese manifatturiere riescono comunque ad avere dei risultati interessanti, malgrado tutto, malgrado un periodo che sicuramente tra Covid e guerra non sta aiutando. No, grazie, non è dei più felici. Ciò nonostante, noi partiamo dalla considerazione di valutare il primo trimestre del 2022 rispetto al primo del trimestre del 2021, che era già stato un anno comunque particolare, un anno in cui, insomma, come tutti sappiamo, arrivavamo da una crisi pandemica che ha influenzato negativamente tutti i mercati. Questo primo trimestre risulta ottimisticamente positivo, nel senso che ha una produzione industriale che si è attestata a un più 5%, rispettando alcuni parametri fondamentali che per noi sono gli ordinativi, il fatturato e il grado di utilizzo degli impianti industriali. Quindi ci sono tutti i presupposti ottimistici, insomma, per ben sperare in un futuro, al di là del fatto che comunque siamo arrivati da una forte crisi pandemica e adesso siamo in mezzo a una crisi economica dovuta al fatto che comunque ci sono
c'è una guerra in corso, in poche parole. Certo. Beh, allora, ci sono dei fatti che sono a livello nazionale o addirittura internazionale, penso ai costi di alcune materie prime in modo particolare, pensiamo al costo dell'energia. Poi ci sono però regioni più o meno legate alla Russia. Quanto è legato il Piemonte alla Russia dal punto di vista economico o all'Ucraina? Ecco, quanto sta perdendo il Piemonte proprio per questo? Beh, è una percentuale abbastanza alta, ma che è una percentuale che diciamo che è trasversale, nel senso che attraversa tutti i settori economici, partendo dall'automotive, anche dall'aerospazio, dall'agroalimentare. Ci dobbiamo ricordare, proprio per entrare nel discorso dell'agroalimentare, che ci sono delle etichette piemontesi importantissime nelle quali l'esportazione nei confronti della Russia è molto importante, per cui insomma, pensiamo ai vini in questo caso? Certamente, i vini e tutto il sistema dell'agroalimentare, certo. E capisce che manca una buona fetta di mercato che per certi aspetti raggiungeva anche, erano delle percentuali che andavano dal 20 al 30%, quindi percentuali importanti che si cerca di recuperare con altre cose. Poi per il Piemonte anche l'aspetto economico legato al turismo iniziava prima del Covid a diventare comunque di una certa consistenza. Ci sono le Langhe, lo diciamo sempre, ci sono altri territori, insomma le Alessandrino come il Monferrato che stanno crescendo, c'è Torino che con alti e bassi comunque ha avuto momenti di flussi turistici notevoli, adesso piano piano sembra che stia riprendendo con l'Eurovision. Insomma, tutto quel mondo che fino a qualche anno fa era abbastanza dimenticato dal Piemonte, adesso inizia a diventare nel bilancio totale ad avere un peso piuttosto sostanziale, o almeno ce l'aveva prima del Covid. Beh, anche quello devo dire che gli ultimi dati che oltretutto ci sono stati forniti dalla DMO regionale ci dicono, sono ottimistici, nel senso che soprattutto anche il primo, ma il secondo, penso il secondo trimestre del 2021 sarà del 2022 ricco di arrivi stranieri, che comunque già si vedono nelle nostre zone, nelle nostre colline, dalle Langhe al Roero, al Monferrato, ai laghi, alla montagna. Per cui questo è un dato indicativo, ma d'altra parte noi come Italia e anche come Piemonte probabilmente all'inizio dell'anno c'era stato uno studio che diceva che siamo il sito, almeno il paese Italia, il sito più cliccato. Poi arriviamo alla fine dell'anno e ci troviamo al settimo o l'ottavo posto a livello europeo. Questo è dovuto al fatto che purtroppo ci sono ancora molti impedimenti, soprattutto per gli stranieri, logistici, mancanza di certe strutture, proprio sono fondamentali per la recettività turistica. Poi si parla sempre di infrastrutture, no? Spesso c'è tutto il grande tema che emerge, soprattutto su richiesta dell'imprenditore o comunque su pressione degli imprenditori, pensiamo ancora alla famigerata, possiamo definirla così, a Asti Cuneo, ma poi soprattutto in provincia di Cuneo ci sono le diverse varianti, insomma è parecchio tutto bloccato, anche sulla circolazione ferroviaria iniziano ad esserci problemi quando d'altra parte si continua a dire ma sarebbe l'ideale poter andare su rotaie e non su gomma. Assolutamente sì, difatti noi come Union Camera in collaborazione con Union Trasporti abbiamo proprio redatto, si chiama Libro Bianco delle Infrastrutture, un documento importantissimo che va a individuare quali sono le opere prioritarie, tenendo in considerazione il fatto che in Piemonte le opere fondamentali, mi rivolgo al Frejus, a tutte le altre opere ferroviarie, sono state fatte non nel 1900 ma addirittura nel 1800, per cui hanno bisogno di una revisione. Il trasporto su gomma penso che sia ormai off limit, il trasporto su ferro è quello fondamentale, infatti noi come Union Camera siamo molto attivi soprattutto per quanto riguarda la logistica per poter trasportare sia le merci che comunque la mobilità anche della persona attraverso le rotaie. È fondamentale un collegamento tra Torino e Genova, come fondamentale un collegamento tra Torino e Genova passando per Asti, Alessandria e andare a Milano, perché visto che l'alta velocità c'è già con la Torino-Milano è fondamentale avere un'altra direzione proprio per la mobilità della persona ma anche per la mobilità delle merci, essendo il Piemonte l'entroterra logistico naturale della Liguria, visto che i porti
sia di Genova che di Savorio, ormai non sono più banchinabili. Certo, ecco un tema che anche questo ogni tanto emerge, forse ormai possiamo dire quasi da decenni, siamo in par condicio, non diciamo nulla, ma sappiamo che negli ultimi giorni, lunedì ci sono stati gli scrutini che GRP ha seguito con una lunga diretta, e sostanzialmente le tre province del basso del sud del Piemonte, Asti, Alessandria e Cuneo, stanno rinnovando o hanno già rinnovato il primo cittadino nel caso di Asti. I rapporti con le istituzioni, soprattutto alla luce proprio di questo discorso del fatto che le province del sud del Piemonte sono in retroterra per la Liguria, tra Savona e Genova, come si diceva. Ecco, che cosa chiedete come imprenditori ai nuovi sindaci, alle istituzioni pubbliche in generale? Allora, un allentamento che alcune volte proprio della burocrazia per fare certe cose, per avere delle aree, adesso sulle aree, sulla logistica semplificata non dipende dai comuni, certo, ma dipende dallo Stato. Però io parto dall'esempio del Ponte Morandi, ecco, sì, ora San Giorgio, che lì attraverso un'amministrazione che si è svegliata e ha lavorato in maniera efficiente, si è potuto fare un ponte straordinario dal punto di vista logistico in 2 anni, quindi applicare lo stesso sistema a tutte le altre cose, perché le aree le abbiamo, la zona semplificata logistica c'è, insomma ci sono alcune volte dei cavilli burocratici che fermano delle opere importantissime, quindi da parte delle amministrazioni comunali proprio un alleggerimento di tutti quegli orpelli burocratici che in realtà sono quelli che ci frenano. E quello che cosa è dovuto secondo lei? Cioè c'è una scarsa conoscenza della macchina, c'è una scarsa volontà, voglio dire, quella della burocrazia è richiesto di solito sempre dall'imprenditore, un elemento della burocrazia è richiesto a tutti i livelli, da tutti i tipi di imprenditori, dagli imprenditori agricoli agli imprenditori delle grandi industrie, no? Guarda, io personalmente insomma mi occupo di associazionismo e di Camera di Commercio, penso ormai da 25 anni. Io ho sempre parlato di burocrazia e devo dire onestamente che non ce l'ho mai fatta a vedere un'opera compiuta. Io penso che qua bisogna entrare proprio in una mentalità diversa, perché una delle forme per cui le aziende internazionali non vengono in Italia proprio dovuta al fatto che, al di là del costo del lavoro che è questo eccessivo, ma soprattutto per un sistema burocratico, troppa burocrazia, e sembra strano la lentezza delle sentenze dei tribunali. Sì, sì. Per cui ci sono queste caratteristiche, quindi se non entriamo nella considerazione che dobbiamo sburocratizzare, noi purtroppo non andremo da nessuna parte. Quindi l'imperativo oggi, sia che sia comunale, che sia regionale, che sia statale, è quello di sburocratizzare. E infine il tema, forse per chi ci ascolta, tra quelli più sentiti sicuramente è quello dell'occupazione, no? Si parla da una parte di disoccupazione, dall'altra penso ad alcune aziende del terziario, penso ai ristoranti dove c'è una continua ricerca di personale eppure non si trovano persone che vanno a lavorare. Secondo alcuni gli imprenditori fanno proposte poco allettanti dal punto di vista economico, secondo altri forse il Covid ha cambiato anche il nostro modo di vedere la vita e quindi c'è un minore impegno. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare dal punto di vista occupazionale nei prossimi mesi? E poi magari per chi ci ascolta c'è un particolare interesse, magari chi deve decidere in questo momento il proprio percorso di studio o comunque di vita, ci sono dei settori secondo lei che cresceranno nei prossimi anni, un po' alla luce proprio della sua esperienza? Sul discorso del personale siamo in un momento drammatico, nel senso che non si riescono, e anche questo è trasversale, non si trovano più nell'industria, al di là che non si trovano, mi dicevano ultimamente, più ingegneri civili disponibili, ma è un discorso che riguarda anche i medici, è un discorso che riguarda il commercio, non si trovano più baristi, cuochi, camerieri, è un generazionale. Probabilmente ci dovremmo aspettare, noi il sistema delle camere può far tanto, perché noi attraverso il sistema dell'alternanza scuola e lavoro siamo in contatti sia con le aziende che con gli istituti superiori proprio per cercare di indirizzare i ragazzi degli ultimi anni a inserirsi nel mondo lavorativo in base alle esigenze delle imprese, certo, del territorio. Quindi questo lo stiamo già facendo. C'è una assoluta richiesta, come dicevo prima, di ingegneri, va bene, ingegneri civili, ingegneri meccanici, ma la richiesta soprattutto importante in questo momento non è di laureati, ma di elementi specializzati. Per specializzati intendo i vecchi periti, sì, nelle loro varie forme, vale a dire idraulica, elettrica, la meccatronica e informatica.
Oggi siamo addirittura gli informatici, i ragazzi che si stanno facendo i corsi di laurea di informatica non finiscono i corsi di laurea perché prima che questi siano completati vengono chiamati dalle aziende e chiaramente per un giovane essere assunto da un'azienda, certo, quindi è importante, e non finiscono l'università, quindi la richiesta è in questi settori. Ecco, quindi allora speriamo, quindi se avete ascoltato e magari siete lì che state decidendo qual è il vostro percorso di studi, grazie anche al Presidente, qualche idea in più può essere arrivato. Per ora grazie quindi a Giampaolo Coscia, e adesso come riparte il settembre? Non posso non chiedere come riparte il settembre, che di solito è anche ricco, come le Camere di Commercio organizzano un po' di manifestazioni, no? Penso dalle nostre zone più alessandrine, ma non soltanto, no? Ma dovrebbe ripartire un settembre dimenticandosi un po' degli ultimi due anni. Stiamo lavorando proprio come Camera di Commercio di Alessandria e Asti per tutte le manifestazioni che hanno un po' caratterizzato, certo, sia in Alessandria ma soprattutto Asti, per il famoso settembre astigiano. Quindi sono stati in qualche modo calendarizzati gli eventi. Adesso ci auguriamo che di non avere prima di tutto delle limitazioni dovute dalla pandemia, chiaramente, ma di ritornare a lavorare e a fare quello che abbiamo sempre fatto bene in questi anni. Grazie Giampaolo Coscia e grazie a voi per averci seguito. Come sempre, allora continuiamo con i programmi di GRP e buon proseguimento.